Buon pomeriggio a tutti. Coronavirus, tema obbligatorio. Coronavirus blocca il motore d'Italia, blocca il nord Italia, dalla Liguria al Veneto. Bloccato in particolare, bloccato il Veneto e la Lombardia. Capite bene, sono le regioni locomotrici d'Italia. Bene, abbiamo la quinta, o meglio, male, abbiamo la quinta vittima e sono 200 gli infettati. In questa nostra puntata di Vietato Tacere parleremo in particolare degli aspetti economici che vengono in qualche modo sottaciuti in questo momento, perché si guardano più agli aspetti della malattia, agli aspetti infettivi, si guardano un po' agli aspetti psicologici, eccetera. Bene. E la situazione è veramente drammatica, abbiamo le fabbriche chiudono, negozi, strade bloccate, le località dove ci si diverte, eccetera. Beh, e fino a quando tutto questo resterà fermo? E fino a quanto il paese, e per quanto il paese potrà restare così bloccato? Bene. Ne parliamo con Roberto Marcato, assessore regionale alle attività produttive. Grazie per l'invito. Con Guglielmo Masina, che è della segreteria di Padova del Partito Democratico. Buongiorno, e poi con un sindaco. Qui sono importanti i sindaci in tutta quanta questa vicenda. Sono chiamati alle responsabilità che forse mai si sarebbero aspettati di avere. Edoardo Tomasetto, sindaco di Pozzoleone in provincia di Vicenza. Grazie, partiamo, direttore. Partiamo da lei, assessore alle attività produttive. Ecco. Come va la situazione? Come se ne uscirà? Allora, intanto grazie per l'invito e approfitto dell'ospitalità per chiarire alcune cose. Allora, l'ordinanza emessa dal presidente Zaia con il ministro Speranza non riguarda le attività produttive e commerciali. Cioè, chiariamolo una volta per tutte, perché continuano ad arrivare richieste, ma il mercato si può fare, i supermercati sono aperti. Non tocca queste realtà, quindi mercati, supermercati, ambulanti, qualsiasi cosa, non viene toccata l'ordinanza. È tutto come prima, le attività produttive non hanno assolutamente nessun limite. La blocco un attimo, ci sono delle aziende però che si sono fermate, si sono automaticamente fermate o comunque hanno ridotto l'attività o dicono lavorate da casa. Allora, attenzione, anche qui. Ci sono aziende che hanno dei problemi, penso per esempio alla filiera del legno, dove la componentistica veniva fatta in Cina, bloccando i rapporti commerciali con la Cina, ed è tutto evidente che questi si ritrovano con dei componenti che servono per fare le cose che non hanno più a disposizione. Quindi ci sono temi come questi, perché molta produzione veniva fatta in Cina perché era di bassa, non c'era un grande apporto tecnologico. Poi ci sono dei contraccolpi inevitabili in situazioni come queste, ma non abbiamo notizia di aziende chiuse per questo motivo. Si invita, laddove è possibile, a fare il telelavoro per ridurre il contagio. È del tutto evidente che un contraccolpo economico e finanziario nei nostri territori ci sarà, e come diceva lei prima, il fatto che questo contraccolpo vada proprio a toccare Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, che oggi sono le tre regioni traino d'Italia, può creare un problema. Sentiamo ovviamente la prima telefonata. Da dove ci chiama? Sono Gemmo Giovanni da Castelgomberto, provincia di Vicenza. Sì? Buongiorno. Credo che l'argomento è importantissimo, è di tutti i giorni. Buongiorno a lei e sui ospiti. 30 secondi. Ha ragione, penso, l'assessore della Regione Veneto, degli allarmismi sull'economia, su questo ci sarà un impatto, però Amazon e i supermercati non devono sfruttare la situazione, perché va a delinquere, aumentano i prezzi, la mucchina, tutta quella cosa qua, 25-80 euro. La politica può bloccare tutto questo in questo momento, in situazioni purtroppo di questo tipo. La politica deve dire ai signori di Amazon, ai supermercati, a tutte le ditte,
i prezzi non si toccano, perché sennò arriviamo a delinquere, mi dispiace dirlo. Buongiorno a lei. Grazie, lei ha toccato un tema molto interessante, dibattuto anche sui giornali, cioè in sostanza per certi prodotti i prezzi di alcuni prodotti, lui citava la mucchina, ma anche le mascherine, sono schizzati alle stelle, no Guglielmo? Sì, è criminale da parte di aziende speculare sulla paura o sui legittimi timori dei cittadini, anche perché è una situazione che si sta monitorando, che è tuttora in evoluzione e appunto da parte di un'attività, da parte di una grande multinazionale, o immagino anche grandi gruppi di distribuzione, poi tentare di speculare e aumentare i prezzi su dei timori che sono totalmente legittimi e comprensibili è criminale. Detto ciò, lei vive a Petrarca. Sono residente, sì. Residente. Siamo ai confini con la zona infetta. Come si vive in questo territorio di confine? Ecco. Ha notato i movimenti particolari? Territorio meraviglioso e di confine. Non c'è nulla, nessun allarmismo. Che Arqua Petrarca sia meravigliosa e cittadina meravigliosa. Esattamente, che anzi si invita... Tutti i cittadini in ascolto a farci un giro, perché sono luoghi meravigliosi che non dovranno essere impattati in maniera grave da questo virus, perché appunto non c'è alcun tipo di allarme lì nel territorio d'Arqua. Pensa che Petrarca scelse Arqua Petrarca proprio per iniziare un'area salubre e scappava dalle malattie del vento. Però, diciamo allora inquinato. Come tutti i veneti, anche lì sono nella zona dei colli, siamo gente insomma tranquilla, che non lascia spazio ad allarmismi, che non cade nel panico. Giustamente il governatore Zaia con il ministro Speranza hanno adottato tutte le misure che sono necessarie per contenere quella che può diventare anche da un'epidemia a una pandemia, ed è corretto isolare il focolaio di voi. Un'altra telefonata, pronto da dove? Sì, pronto, buongiorno, Antonio da Padova. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti gli ospiti. Io vedo, è la seconda volta, un ministro della sanità che non è laureato in medicina. Adesso io non voglio fare il professore chiaramente, ma quando c'è dei problemi sanitari e un ministro non sa di medicina niente, e per decidere deve prima interpellare magari altre persone, ma dico, ma mi sembra anche un po' fuori di testa, anche perché se fosse medico, laureato in medicina, avrebbe già in mente cosa fare, non farsi dire agli altri cosa c'è da fare, anche perché lo paghiamo salato questo ministro qua, e se questo ministro non sa niente di medicina, che cavolo sta a fare in quel ministero lì? È sempre il discorso del PD. Basta avere gente che vada su e fare il numero e prendersi le sedie, e io ce l'ho con voi del PD, che siete, diciamo, non lo so, ma io non lo so giustificare che razza di gente siete. È già la seconda volta che c'è ministro della salute e della sanità gente che non è laureata in medicina. Addirittura quella di prima, da voi messa, era addirittura diplomata, neanche laureata. È una vergogna, diciamo, è una vergogna. Guarda, io non mi sopporto grazie, più. Grazie, prego, grazie per la telefonata. Grazie. Beh, non necessariamente un politico deve essere laureato in una materia specifica nella quale lui è chiamato a operare, altrimenti il nostro bravo qui dovrebbe essere lei un industriale, anzi il contrario. Paradossalmente, addirittura penso che sia addirittura meglio. Addirittura il medico, perché ha un distacco, spesse volte un distacco tecnico, che forse il medico magari non ha. Quindi... Ma spesse volte, infatti, i danni fatti alla politica dei tecnici sono immensi. Normalmente è testimoniato. No, ricordiamolo, Monti era un tecnico e Dio ce ne scampi e liberi, insomma, quindi vuol dire, anche adesso necessariamente chi è laureato alla Bocconi sa gestire un paese. Piano. Monti era un alto tecnico, è bello alto di altezza. Sì, no? Esatto, ecco, alto, sicuramente alto. Sì. Dopodiché, oltre non sappiamo, ecco, Edoardo Tomasetto, sì, tipo Leone. Un bravo politico, secondo me, deve essere semplicemente un attivatore e deve riuscire a far funzionare al meglio quelli che sono gli uffici messi a sua disposizione e le risorse che ha.
non possiamo essere d'altronde tuttologi, cioè, e mi metto anche nei panni del sindaco del piccolo comune, si trova a spaziare in una moltitudine di attività e chiaramente su certi, e ad esempio io ho una formazione economica, però chiaramente alle volte mi trovo a prendere decisioni anche di tipo sociale, ambientale, sociale, sanitario, e che cosa posso fare? Avvalermi di tecnici. Quindi concordo anch'io con l'assessore Marcato nel dire che appunto il politico non necessariamente deve essere specializzato nel ruolo che va a ricoprire. Pozzolone in provincia di Vicenza è abbastanza distante, diciamo, da voi, Ugarnio. Bene, sì. Comunque qualche problemuccio l'avete anche voi? Vi state mobilitando su qualche, per far fronte ad eventuali emergenze? Ecco, cosa state facendo? Lei come comune, diciamo, che non è interessato, che però, tre puntini. Chiaramente c'è grande apprensione da parte dei cittadini, i cittadini continuano a sollecitare l'amministrazione per avere risposte, per cercare informazioni. Ieri, prima che arrivasse, diciamo, l'ordinanza da parte del presidente Zaia, come sindaco avevo già emesso un'ordinanza per la chiusura, diciamo, della scuola, del nido e la sospensione della manifestazione. Manifestazioni e attività sportive in genere. Ovvio è che anche in un comune piccolo come il nostro c'è grande apprensione. Parlavo proprio ieri sera con un ristoratore, 100 coperti in meno, quindi c'è chiaramente un problema importante dettato dalla preoccupazione dei cittadini. Anche lo stesso farmacista, stamattina parlavo con il farmacista, anche lì grande apprensione, mascherine, ammuchina e beni di questo tipo non se ne trovano più in farmacia. Ipotizzava oggi di creare, diciamo, dei liquidi alcolici che potessero sopperire alla ammuchina proprio lì in laboratorio. Quindi. E si continua ad accogliere migranti, quasi 300 l'ultimo sbarco, per fortuna sono in quarantena. Assessore regionale, ecco, una brutta botta per le nostre economie, diceva un nostro messaggio, a parte questo qua sui migranti. Sì, lo è, perché ricordiamoci che l'Italia, prima di questi giorni, aveva una crescita di PIL dello 0,2%. Praticamente fermi, e qualcuno paventava già una situazione di recessione sterilizzata dal coronavirus. Cioè, è chiaro che con questi parametri un'epidemia come questa non fa altro che indebolire ulteriormente il nostro sistema economico e produttivo. Io comunque continuo a dirlo e lo dirò fino alla fine. Questo paese si salverà solamente ed esclusivamente se la classe dirigente che governa il paese avrà il coraggio di fare le riforme che servono, appunto. Perché noi c'è un tema che ormai come dire, è presente nel nostro sistema paese da anni. Scusi un attimo, interventi tardi e pasticcioni, si poteva intervenire prima con maggiore decisione, non è giusto perché poi... Su questo io ho le mie idee, però questo è il momento in cui bisogna fare tutti quadrato, massa critica e andare via a testuggine, cioè tutti. Dopodiché, una volta risolto, speriamo presto, e gestito questo tema, si andrà a vedere se quello che è stato fatto in maniera tempestiva oppure no. Io ho le mie idee, però credo che in questo momento la responsabilità di ognuno di noi, soprattutto di chi ha ruoli istituzionali, debba prevalere sulla polemica politica. Servono a questo paese servono delle riforme strutturali, perché qual è il tema? Che quando c'è una ripresa noi riprendiamo meno. E quando invece c'è una crisi, noi indietreggiamo in maniera molto più violenta. Questo ti dà la misura del fatto che il nostro è un sistema debole, debolissimo. E servirebbe un'Europa molto più forte, servirebbe un'Europa vera, un'Europa che avesse una politica fiscale unitaria, che avesse una politica estera unitaria, una politica del lavoro unitaria. Questo servirebbe, perché noi ci troviamo a dialogare con Stati Uniti d'America da una parte, Cina dall'altra, Russia dall'altra, India, che sono tutti dei colossi. Allora, se lei deve parlare con gli Stati Uniti, chiama Trump,
Quando ha parlato con Trump, la questione è chiusa. Se deve parlare con la Russia, lo stesso, chiama Putin. Se lei deve parlare con l'Unione Europea, chi chiama? Conte. No, ma chiama, cioè, il Presidente della Commissione dice la propria posizione e poi ognuno di noi, ogni singolo paese, alza la mano per fare la propria, per dare il proprio distinguo. Questo indebolisce il sistema economico. Guglielmo, sì, è stato chiamato in causa il PD, lei del PD, no? Proprio come un partito che non riesce a cogliere, a intercettare l'attualità, anche in questo caso non riesce a intercettare, diciamo, l'origine di questa malattia, il rischio, il pericolo, cioè non ha fatto prevenzione, diceva il nostro telespettatore prima. Che il PD non abbia fatto prevenzione, vabbè, allora sfattiamo questa fake news, perché non è compito del partito chiaro. Democratico, come compito della Lega, come non è compito di qualsiasi altro partito. Però c'era un altro messaggio che dicevano, quindi, Conte ha parlato per mezz'ora, non ha detto niente, io traduco. Quindi va bene, certo. Quindi, non ha detto... quanto è pericoloso. Sfattiamo questa cosa, perché non è compito del segretario di Zingaretti, come non è compito di Salvini, appunto come è compito di Berlusconi far prevenzione però sul virus. Via il governo contro voi, ecco. Ma certamente io sono d'accordo con quello che ha detto l'assessore, che eventualmente nelle prossime settimane ci sarà un'analisi di quelle che dovevano essere le responsabilità, se si poteva fare se si poteva fare altro, se si poteva fare meglio, o se effettivamente è stato fatto tutto il possibile per prevenire la cosa. Un piccolo dato: in Italia sono emersi molti casi di coronavirus perché probabilmente noi abbiamo fatto anche molti più tamponi, abbiamo fatto migliaia e migliaia di... Questo dato qua che è interessante. Beh, guardi, forse tanta mala sanità nel meridione, lo dice lui, e forse lui non se ne accorge, ma potrebbe essere questo. Io credo che effettivamente ci sia magari una rete di prevenzione anche negli ospedali del nord Italia, che effettivamente possono avere una qualità anche di operazioni e di sistematicità un po' più immediata, un po' più veloce. Perché è spiegabile questo non arrivo di coronavirus? Comunque, vedremo nei prossimi giorni. Comunque in Italia, già nelle settimane scorse, sono state fatte decine di migliaia di tamponi su molti pazienti negli ospedali italiani. Ad esempio in Francia, fino a 2-3 giorni fa, ne erano state fatte poche centinaia, cioè pochissimi. Quindi, arrivati a 800, quindi, mi pare. No? Diciamo che in Italia noi siamo stati anche... Noi li facciamo. Noi abbiamo fatti, noi ci rendiamo conto del problema e cerchiamo di intercettare i focolai come stiamo facendo. Abbiamo una telefonata, pronto? Da dove? Pronto, buongiorno, sono Livia di Bassano. Sì? A me piacerebbe parlare delle pensioni, perché a 100 euro di pensioni, a 100 euro di affitto, acqua, luce, più ce n'è, più ne mette. Con 500 euro, come fa a vivere uno? Prenderà anche la raffreddore o no? Grazie, signora. Non ha preso una raffreddore e una bronchite? Addio, ciao. E allora questa è l'Italia che viviamo adesso. È inutile che... Grazie signore, le interrompo anche perché non si sente bene l'audio, mi pare comunque aver capito il suo messaggio. Io dice, con 500 euro di pensione al mese che cosa posso fare? Ho l'influenza, la fonda eccetera. Questo qui è proprio un vero problema di questo nostro paese. Beh, ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Pensioni, partiti. Tommasetto, beh, un bel dramma la pensione, questo racconto di questa nostra anziana, suppongo, no? Assolutamente sì, capisco la signora, chiaramente anche con tutti questi, cioè ci sono molti anziani, ho fatto anche un'analisi a Pozzo Leone. Esistono queste situazioni? Sicuramente esistono, abbiamo comunque una numerica su 3.000 abitanti, abbiamo 500 persone over 65 e come amministrazione comunale abbiamo comunque un occhio di attenzione rispetto a questa fascia d'età e sono tantissimi i servizi, diciamo, che offriamo come amministrazione comunale per agevolare quella che è l'ordinaria vita. Esempio molto pratico, aiutiamo con i trasporti, le persone in difficoltà possono richiedere in comune il servizio di trasporto e li portiamo ad effettuare visite mediche, visite specialistiche eccetera. È sicuramente un aiuto che va incontro a persone con 500 euro di pensione, insomma.
iniziative. Torniamo al nostro tema. Ha visto un messaggio qua? C'è un tempo la peste riempiva chiese e faceva aumentare le processioni. La gente dice, adesso invece la peste svuota le chiese, chiese chiuse per coronavirus, no, e guai a uscire di casa, e per carità le processioni, ecco. Beh, un bel segno questo qua, che i tempi sono cambiati sostanzialmente. Assolutamente sì, e sicuramente non anche... Non ci si fida più a Dio, ma la scienza in sostanza, ecco. Beh, per fortuna. Per fortuna. Questo sicuramente, e poi anche la velocità di comunicazione. Beh, dai, ma una giacuiatoria, no, sai che scappano, non c'è mai. No, per carità, però... Una giacuiatorietta, dai. Sì, sì. No, no, nessun problema, direttore. Dicevo, sicuramente anche la velocità di informazione, siamo tutti così social, eccetera, anche questo aiuta, diciamo, nel essere costantemente informati e quindi nell'evitare anche magari i luoghi pubblici per paura, insomma. Ecco, vorrei leggere assieme con lei, assessore. Mantoan ha vietato, Mantoan è il responsabile della sanità. Che roba sia sta qua. No, sì. No, infatti, nel momento della comunità cinese, per il costo a carico della regione Veneto, dove sono lui a carico dello Stato. Non so, ecco una cosa... Attenzione. È una novità questa anche per me, è una fake news che sta. Sì, assolutamente. Cioè, stiamo sulla comunicazione istituzionale, perché altrimenti... non ne andiamo. Sono tre giorni che girano dei vocali di idioti patentati, e spero anche mi denuncia così li vedo in faccia. Che dicono attraverso dei vocali che poi sono diventati virali, che nell'ospedale Toto, che 80 persone colpite dal colore, un altro comune, sono tutte sciocchezze. Uno, due, approfitto anche per ricordarlo, siccome c'è qualche verme che sta andando in giro per i paesi spacciandosi per dipendente dell'ASL di turno che deve fare i tamponi, lo dico chiaro e tondo a chi ci sta ascoltando: non fate entrare nessuno a casa vostra con la storia dei tamponi o del coronavirus, perché noi non abbiamo mandato in giro nessuno. Io parlo a nome della Regione Veneto e quindi tutto il comparto sanitario. Nessuno è autorizzato oggi ad andare in casa, suonare il campanello e dire sono qui a nome dell'ASL di turno per fare i tamponi. Non esiste. C'è anche un invito del sindaco di Treviso Conte, proprio: state attenti agli sciacalli, perché diversi casi a Treviso. Comunque non c'è niente, voi ascoltate solo gli hanno depredati le vie istituzionali e basta. Abbiamo una telefonata, pronto? Da dove? Buona giornata a voi, sono Franco di Padova. Sì, Franco. Allora, una domanda: perché tutti questi casi al nord? Il traffico industriale e commerciale è molto più consistente qui al nord. Cosa vuoi che vadano a fare nel sud? Ormai c'è soltanto agricoltura malmessa, tra l'altro. Poi, per quanto riguarda cosa stanno facendo i medici, se non fossero stati lasciati da soli assieme agli infermieri, le cose sarebbero state migliori, penso. E poi anche un'altra cosa: perché qui in Italia non sono stati controllati i passaporti come hanno fatto nel resto d'Europa, garantendo la quarantena, invece di inveire contro i governatori del settentrione come hanno fatto? Sono cose che ci fanno star male, perché vediamo non sono tutti d'accordo. Questo è un momento di stare uniti, poi le cose, per carità, si chiariranno, ma non è che in queste situazioni possiamo vedere discordie così alte. Un po' di umiltà da parte del governo, perché questo governo si sente un dio in terra, e non è possibile, è scandaloso, è vergognoso. Ma stiamo scherzando? La salute dei cittadini, ed è una semplice influenza, solo perché è un virus che è stato creato in laboratorio, e quindi l'uomo in se stesso è un anticorpo. Sono sue opinioni queste, credo. Ora, che la scienza è ferma. No, ecco, non possiamo accettare queste così. Sì, lei può dirlo, è sua opinione, quindi noi la registriamo, ma mi sembra... Mi sembra proprio che c'è tanta protervia e tanto saputismo da parte del governo.
Per carità, è ora che parlino i medici, i tecnici del settore competenti. Grazie. Aspita. Buona giornata. Grazie, buona giornata anche a lei. Allora, guarda, Guglielmo, insomma, ecco, ha sentito adesso, un po' insomma, di... i virus creati in laboratorio, io credo non ci sia spazio per complottismo di vario genere, anche perché sennò non se ne esce più. Il governo ha messo in atto tutta una serie di pratiche che erano necessarie, che erano state studiate e già preparate da, probabilmente da un sistema tecnico, quindi da tecnici e da medici che conoscono, da virologi che conoscono esattamente la materia, e il governo ha messo in atto tutte le pratiche necessarie che si devono mettere in pratica in questa situazione, esattamente come ha fatto la Regione Veneto, esattamente come ha fatto la Regione Lombardia, esattamente come ha fatto la Regione Emilia Romagna. Perché c'è tanta cattiveria verso Conte? Tanto quasi astio verso Conte. Ma guarda, abbiamo gradimento del Presidente Conte, insomma, sui sondaggi non si può di certo dire che sia ai minimi storici, anzi, certo può essere calato di alcuni punti, ma nostri, è nella naturalità di chi governa, nella naturalità i messaggi, insomma, sono molto I messaggi sono così, nel senso che probabilmente questi sono giorni di passione, diciamo, tra virgolette, sono giorni di emergenza. E si cerca di trovare una responsabilità, secondo me, prima del tempo. Detto ciò, ammesso che vi siano responsabilità, poi lo si valuterà successivamente. Sfatiamo questo mito che in Italia non è stata utilizzata la quarantena, perché in Italia, come in tutti gli altri paesi di Europa, ci sono norme che sono rigide e che sono anche prese in comune accordo con gli altri paesi europei, quindi ci sono norme che sono standard, quindi finiamola che in Italia non c'è stata una prevenzione adeguata e si cerca in qualche modo di imputare a decisioni politiche del governo, perché così non è. A proposito, la Basilicata ha deciso la quarantena per quelli che arrivano dal nord, preoccupiamoci, dalla Lombardia e dal Veneto. Questa è la Basilicata. Questa è una follia. Come cioè, Ischia, come il sindaco di Ischia, avevo letto, aveva vietato l'ingresso di cittadini veneti. Veneti, esatto. Poi adesso il prefetto ha sbloccato la situazione. Per fortuna il prefetto è intervenuto, perché queste sono follie che di razzismo, al contrario, troppo spesso purtroppo i veneti appartengono sono tacciati più al colore che alla politica. Titoli sui giornali. Al carnevale. Pronto? Sì, dica. Mirella, da dove? Di Tre Baseliche. Bene, Mirella, bene. La solita. Allora, io voglio dire una cosa. Complimenti al nostro presidente, perché lui è molto, molto sveglio su queste cose qua, è molto bravo. Quale presidente? Io non ho nessun presidente qua. Nato dal Veneto, Zaia. Presidente, pensavo che fosse uno di voi, ecco. Si dica, Mirella. Zaia è bravissimo, Zaia, la Lombardia. Allora, volevo dire col signore che ha parlato adesso, che il governo ha parlato e non ha fatto quello che doveva fare, perché lei si va a controllare la Germania, la Francia, là hanno protetto i loro cittadini. Qua in Italia siamo purtroppo comodi sul poltrone e fanno ben poco per bloccare. Il governo non ha fatto un cavolo. Soprattutto un cavolo, bla 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 e basta. Buona giornata. Altrettanto a lei, Mirella, ma lei sta elogiando la Francia e la Germania, ma però altri messaggi dicono che Francia e Germania non hanno fatto nulla, mentre l'Italia ha fatto tante iniziative di prevenzione, quindi a chi dà ragione, sindaco? Ha visto, no? Vediamo il messaggio. Sì, ho visto il messaggio. Però, che Conte abbia chiacchierato per mezz'ora abbia narrato pochetto sulla realtà, sulla situazione, sui dati, è vero? Ecco. Direttore, guardi, io sono dell'idea, uscirei dalla diatriba politica, cioè per restare focalizzati su quello che è il problema e la propria risoluzione. Si sta lavorando tutti insieme, anche
anche noi come sindaci del Vicentino ci siamo messi tutti in rete, anche oggi pomeriggio abbiamo una riunione e ci stiamo tenendo in contatto per messaggino WhatsApp, cioè proprio per cercare senza polemiche di essere utili e di affrontare nel migliore dei modi quello che è questa emergenza. Il tempo, diciamo, per le polemiche, per le discussioni, io lo lascerei a problema risolto. Intanto pensiamo ai cittadini. Ecco, vediamo alcuni titoli di giornali adesso, coprifuoco il giornale, come sempre titoli ad effetto. Dilaga il virus, Milano chiude, il Messaggero, il Tempo, Conte si vanta dell'Italia infetta. Curiamo tutti anche il virus libero, beh, capiamo questi titoli che sono decisamente di parte. Il virus, la grande serrata al Mattino, Repubblica, mezza Italia in quarantena, e questo è un titolo abbastanza oggettivo, il Fatto Quotidiano, è l'ora dello sciacallo, qua metti in risalto il sciacallaggio politico più che sciacallaggio di cui parlavamo prima, incapaci al governo, beh forse, non so, qui abbiamo visto che alcuni sono d'accordo, altri meno d'accordo, invece piuttosto, assessore regionale alle attività produttive, Marcato, ecco, perché, questo lo ha già accennato il nostro telespettatore, come mai questo virus ha attaccato il nord Italia, dico attaccato oppure si è diffuso il nord Italia? Allora, spieghiamo un attimo. Allora, lei che intanto bisogna vedere se noi abbiamo più casi o noi monitoriamo più casi. Ecco, questo. E questa è la cosa che andrà verificata, nel senso che io mi chiedo, ma prima che da rappresentante istituzionale, proprio da cittadino, io mi chiedo, ma questo monitoraggio intensivo lo stiamo facendo in tutta Italia? Uno, lo stiamo facendo in tutta Europa? Due, perché avere questo primato dopo la Cina e il Giappone, in quanto a numeri di casi accertati, non significa esattamente che noi abbiamo più casi, significa che noi abbiamo accertato più casi, e questo è un elemento. Il secondo elemento è che il Nord evidentemente è un crocevia di scambi commerciali, culturali, etnici, geografici, che evidentemente altre parti d'Europa e d'Italia non hanno. Cioè, ricordo che la regione Veneto è la prima regione d'Italia per presenza turistica e per fatturato turistico ed è la seconda in Europa, quindi stiamo parlando di una realtà che non ha eguali in Italia, e quindi va da sé che gli scambi umani qui sono molto molto più accentuati rispetto ad altre parti, e quindi credo che sia questo come dire, i due elementi di analisi. Una telefonata, pronto, da dove? Pronto, buongiorno dottor Squizzato, sono Rosi da Venezia. Senta, volevo dire una cosa, visto che prima ha fatto la carrellata di giornali. Sì? Miss Simpatia Travaglio a lui e a tutti i suoi giornalisti. Io non riesco a capire, lo sciacallo è lui, non che dà dello sciacallo a Salvini, perché, adesso le dico una cosa, io stamattina mi sono guardata tutta l'informazione e ho sentito diversi medici che parlavano, e poi le dico anche un'altra cosa, mi sono alzata alle 6 di mattina per guardarli Canale Italia, che sì, c'è il dottor Monaco, cioè, e anche là c'era un medico che spiegava di questo coronavirus. Ecco, ha detto che praticamente, uscito dal laboratorio, magari qualche medico, però tutti i cinesi che poi hanno i lavori in Africa, l'Africa sta zitta per paura dell'economia, perché c'è già il coronavirus in Africa, però stanno zitti per via dell'economia. E allora, Miss Simpatia, il signor Travaglio, perché non scrive queste cose invece di sciacquarsi sempre la bene, bocca, signora, con Salvini? Chiara, chiara la sua posizione. Visto che il Fatto Quotidiano è dei grillini. Va bene, signora, io ho capito che a lei i grillini non sono simpatici. No, non sono, non mi sono simpatici. Bene, ormai assolutamente. E adesso le dico un'altra cosa, sì, i grillini poi sono andati su per via del reddito di cittadinanza. Sì. In Bassa Italia li hanno votati perché prendono la pensione a vita. Ma e al signore in mezzo là, che potrebbe essere mio figlio, che è del PD, sì, sì, dica Zingaretti quando parla che rida un po' di meno, che è sempre con il sorriso sulla bocca.
con tutti i problemi che voi e i grillini ci avete. Va bene, signora, la ringrazio, grazie, la ringrazio. Grazie. Per questo contributo personalmente, che date al nostro... Personalmente il mio partito sbaglia a non fare una battaglia sull'abolizione del reddito di cittadinanza o quantomeno su una revisione drastica, perché quella è stata un'operazione totalmente volta al raggiungimento del consenso elettorale, che non trova un'efficacia reale nei territori, in particolare nel sud lo vediamo e lo registriamo. Quindi su questo, signora, sono d'accordo con lei, il reddito di cittadinanza secondo me è fallito. Poi dobbiamo stare attenti delle tesi complottiste, no? Ecco, laboratorio, virus, stiamo attenti, qui si scrive di tutto. Come è stato detto prima, facciamo riferimento ai canali istituzionali, alla scienza, hanno un limite, non sono mai dimostrabili, sono suggestive ma non dimostrabili. Beh, ci sta raggiungendo la nostra Fiammetta Benetton per le notizie proprio ultime qua. Cosa sta succedendo? Buongiorno, tu hai visto i giornali? Buongiorno agli ospiti e ai nostri telespettatori. Buongiorno. Ore febbrili nelle nostre redazioni, lo sentite voi stessi nelle varie edizioni dei nostri telegiornali. Le notizie si susseguono di minuto in minuto, non più di ora in ora. Le ultimissime. Abbiamo quello che potrebbe essere definito il paziente zero, che ha poi provocato tutta quanta questa forma di epidemia. Avò è un agricoltore sessantenne di Albettone che in questi minuti è stato trasportato all'ospedale di Vicenza per effettuare i tamponi. Esattamente, tutta quanta la comunità è in preallerta. Il governatore Zaia nelle prossime ore dovrebbe dare lui stesso ufficialità o meno della positività o della negatività del tampone che sta per essere effettuato su quest'uomo. Potrebbe essere lui infatti che, esperto di agricoltura biologica, dopo aver presentato un libro nel Lodigiano, è ritornato nel paese il focolaio di Lombardo, da lì poi appunto sarebbe ritornato a casa, avrebbe frequentato alcuni esercizi pubblici di voi e poi sarebbe rincasato ad Albettone, quindi si presume che lui potrebbe essere la persona che ha portato il virus da noi, ma ovviamente il condizionale è d'obbligo e dovremo aspettare le prossime ore per avere delle verifiche. Abbiamo anche questa grandissima allerta che riguarda i veneti e i lombardi, che sta di fatto, passatemi in termine, contagiando un po' tutto il mondo, perché abbiamo veneti e lombardi che non vengono fatti scendere dagli aerei, che non vengono fatti scendere dai treni, addirittura c'è un autobus bloccato alle porte di Lione, e queste sono le ultime notizie che noi abbiamo, probabilmente ce ne sono molti altri, e la Croazia che ha sospeso le gite verso l'Italia, quindi gite scolastiche da parte di bambini croati in Italia. Poi, non Romania ce ne e Austria anche c'è. Romania e Austria, ma abbiamo di più, addirittura la stessa Puglia sta bloccando di fatto le persone, i convogli, in questo caso treni, che sono in arrivo dalle regioni contagiate, quindi prevalentemente Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Queste sono le ultimissime. Grazie, Fiammetta, grazie. Beh, ecco, questa mi sembra un po' una follia, cosa dite, un eccessivo allarmismo, Puglia, Basilicata che bloccano i nostri treni, bloccano i veneti e i lombardi. Sono reazioni paniche, non... Il panico non è gestibile, sì, è emotività. Conto che lo faccia, i cittadini, ma che lo faccia le istituzioni. È questo il tema, che chi rappresenta le istituzioni dovrebbe avere la fermezza nel decidere, anche perché chi ti ha votato e chi ti ha delegato a rappresentarti da te pretende un certo atteggiamento, una certa razionalità. Perché altrimenti, se anche il politico che rappresenta le istituzioni si fa prendere dal panico, non è più finita, insomma. Cioè, noi dobbiamo mantenere la schiena dritta, piedi ben piantati per terra e usare tutto ciò che la scienza ci dice, punto. Edoardo, davanti a questo panico, cosa dice un sindaco di Pozzo Leone? Purtroppo è un paese che si sta paralizzando, lo stiamo vedendo, c'è anche queste reazioni da parte di governatori di regione, e come sta accadendo al sud, chiaramente è problematico e va ad incentivare semplicemente quella che è la psicosi per questo coronavirus. Ma nessuno che dice a questi capi delle istituzioni, a questi presidenti, a questi sindaci del Meridione, della Puglia, della Basilicata, che decidono la quarantena in confronto di Veneti, Lombardi, ma siete fuori di testa, che state facendo? Non li mandano a fare una visita psichiatrica, nessuno? Ci fermiamo un attimo per la pubblicità.
E rieccoci, ha vietato tacere in studio. Beh, qui abbiamo l'assessore Marcato alle attività produttive. Abbiamo visto che cosa potrebbe significare per la nostra economia veneta, ma nel nord Italia in particolare, ma poi di tutto il paese, questo coronavirus. Ma una cosa si chiede ai nostri telespettatori, me la chiedo anch'io, ma dove troviamo i soldi per far fronte a questa emergenza? Siamo già in crisi, abbiamo visto che oggi la borsa è calata di quasi il 5%, lo spread è aumentato di 10 punti, una situazione già critica per la nostra economia. Allora distinguiamo, le risorse per l'emergenza sociosanitaria si trovano, punto. Non chiediamoci nemmeno dove, si trovano, punto. Un sistema paese come il nostro deve trovarli e si trovano senza ombra di dubbio. Ma diceva uno che una tassa... destinata, cioè chiamo le famose tasse finalizzate a un obiettivo preciso, quindi in questo caso per far fronte all'emergenza. Allora, attenzione, era un messaggio. Allora, intanto non sappiamo nemmeno di quanto stiamo parlando, cioè, intanto andrà quantificato. Allora, per quanto riguarda l'aspetto sociosanitario, lì c'è il paese è in grado di affrontare la crisi. Per quanto riguarda invece il tema produttivo economico, lì allora è un'altra questione. Io oggi faccio partire la convocazione di tutte le sezioni di categoria venete, che le incontrerò probabilmente in videoconferenza venerdì mattina. Lì faremo uno stato dell'arte. Dove sarà lei? Io sarò a Venezia, insomma. Quindi da Venezia poi si collega. Sì, mi collegherò con tutte quante le videoconferenze. Quindi lì ho voluto questa condivisione A per avere un quadro complessivo, cioè che ognuno per la propria parte, i commercianti, gli artigiani, gli industriali, gli albergatori, insomma, ognuno per la propria parte mi dica qual è lo stato dell'arte e quanto abbia intaccato il coronavirus la nostra economia. E due, per condividere poi delle iniziative, delle attività da fare insieme. Tre, per condividere poi delle iniziative, delle richieste da fare al governo. Perché, ripeto, qui non si tratta di appartenenza politica, ma semplicemente di coordinare le attività in modo tale che siano il più possibile condivise. E questo lo faremo venerdì mattina. Io credo che comunque per certe situazioni, per esempio una moratoria su rate di mutuo, su tasse da pagare, quindi sulla fiscalità, un intervento di questa natura vada contemplato. Adesso vedremo come e dove. Ma queste sono iniziative che il governo dovrà fare. Abbiamo una telefonata, da dove? Dottore, buongiorno. Buongiorno. Sono Nadia e parlo da Padova. Intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Sempre presenti, sempre esaustivi e mi piace. Saluto il dottor Marcato, saluto il signor sindaco, il ragazzo che è lì davanti, per caso. Ma saluti anche il ragazzo che è davanti, signore. Lo sto dicendo. Buongiorno. È il dottor Guglielmo Masin del PD? Sì, signora. Sì, sì, sì. Allora, dottore, per piacere, lei è del PD. Io praticamente sarei quasi una sua datrice di lavoro. Mi sta ascoltando o sta parlando con Marcato? No, l'ascolto attentamente. Ho disturbato io per un'informazione. Allora, dottor Masin, io sono venuta al PD, sì, signora, col signor Amato dell'associazione UNSI e dottor Bencini per il problema del radon di tutti, sì, i militari che sono morti. Bene. Io ho anche il suo numero telefonico. Ci siamo sentiti spesso, signora, perché ci siamo incontrati? No, momento, mi faccia parlare. Sì, però vada veloce, signora, perché dobbiamo chiudere la trasmissione. Veloce. Sì, allora, il PD, che secondo me è il KGB della Russia, quelli che non gli comodano li metterebbero in coso, in Siberia. Io ti sto telefonando da una vita al tuo numero, rispondi perché non sai a cosa ti devo chiedere, per piacere. Benissimo, perché signora. Allora, ho presto una tua datrice di lavoro. Allora, signori, per quanto state facendo la Lega, tanto di cappello. Bene, signora.
Però il Kegbedi a Russia mi fa paura. Devo chiedere, signora, guardi signora, che oggi mi risulterebbe, però io non sono sicuro, che Guglielmo Masin fa parte del Kegbedi, la cui sede è a Jesolo, in un meraviglioso albergo, e poi ha come seconda sede qua a Petrarca, in una meravigliosa villa accanto alla casa del Petrarca, no? Quindi so che lei se la gode benissimo. Jesolo. No, Jesolo è inventato pochissimo. L'ho inventato da qua, no, certo. Sto un po' inventando, scherzando. No. Signora, dai, se passai a Soria. Proprio poi, io non vedo francamente Guglielmo Masin come un Kegbedi. Ma insomma, dai, è un parere della serie. Magari senti quasi che lo si haga, destiani qua, se è possibile, tutto. È o non è del Kegbedi lei, Masin? No, perché lui mette in dubbio il nostro. Io sono nato nell'89 col crollo del muro di Berlino, quindi magari posso aver assorbito l'animo che in quegli anni era. Insomma, lei potrebbe aver avuto il coronavirus esatto. Sovietico. No, invece, al di là delle battute, comunque ringraziamo la signora che ci segue e che pone anche lei dei problemi giusti. Signora Racche, lei le telefoni e lui sicuramente, penso, le risponderà. Ma detto questo, però c'era un messaggio che mi ha incuriosito, politico, dice, una tragedia coronavirus, però dice, Conte lo ringrazia, perché questo coronavirus potrebbe allungargli la vita governativa. Ah, beh, questo non credo, cioè, non è che fosse il governo agli sgoccioli prima dell'emergenza del coronavirus, cioè è un governo di ampia coalizione, molto più ampia anche rispetto a quella che c'era precedentemente, quindi si trovano delle frizioni, ma ben inteso, le frizioni nell'ambito democratico, nell'ambito politico sono necessarie per arrivare poi a una sintesi, che è il succo della democrazia, che è il succo di una democrazia parlamentare in cui noi viviamo. Quindi trovo naturale che ci siano appunto dei disaccordi che poi sfociano anche in una sintesi. Su quanto diceva anche prima l'assessore, assolutamente, sono totalmente d'accordo, il governo si dovrà impegnare poi rispetto alla nostra regione, rispetto al Veneto in particolare, per far ripartire tutta quella che è un tessuto socio-economico che è totalmente rivolto verso l'estero, perché noi siamo una locomotiva e siamo fortissimi nell'export. Noi dobbiamo, la regione in sintonia con il governo, dovrà mettere in atto tutta una serie di misure che andranno a tutelare il nostro export, cioè che non ci sia una sorta di reazione sclerotica estera rispetto alle merci che arrivano dalla nostra regione e che la fanno grande. Le chiese chiudono i battenti in Italia e i missionari in Africa non chiudono e vivono in mezzo alla gente. Una telefonata, pronto? Buongiorno, sono Franco da Padova. Buongiorno Franco. Saluto lei e i suoi ospiti. Allora, volevo dire questo. Ieri una trasmissione, il professor Palù, che è un luminare, virologo, eccetera, ha detto chiaramente che l'errore più grande che è stato fatto dal governo italiano è stato quello di bloccare i voli dalla Cina. Per quale motivo? Fra l'altro, nessun altro paese l'ha fatto. Perché in questa maniera chi sbarca in un altro paese che non sia l'Italia viene immediatamente controllato, verificato e monitorato. A differenza invece dell'Italia che chiudendo i voli sono arrivati con altri scali e hanno raggiunto il paese tranquillamente senza problemi. E questo è stato uno dei più grossi errori che sono stati fatti dal governo. E qua fa vedere l'incompetenza di chi gestisce queste cose, perché se addirittura un virologo dice una cosa del genere, insomma, è abbastanza una cosa grave, insomma, perché dà edito a veramente a un sistema di apertura e di falla non indifferente. Questo è quanto detto proprio ieri. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, non so, un suo parere su questo. Ho sentito anch'io questa mattina lo stesso virologo, siamo sempre alle solite, cioè nel senso è giusto e sbagliato ciò che è stato fatto. Dal mio punto di vista di semplice amministratore non è il problema attuale disquisire su ciò, magari voi volete aggiungere, non lo so, però intendo dire direttore. È uno dei tanti pareri che vengono in questi divulgati in questo momento,
dobbiamo essere molto relativi, molto pragmatici, no? Prendere il meglio, il più convincente, ma soprattutto prendere quello che è vicino alla scienza. Ascoltiamo la scienza in queste situazioni drammatiche, no Marcato? No, assolutamente la scienza e le vie istituzionali. Non c'è, perché per esempio vedevo prima un messaggio di una cittadina di Saccolongo, ecco, stiamo attenti, sì, ma sono stati trovati due persone, non sappiamo i nomi tramite Facebook, sì, ma è vero, ma attenzione, ci sono dei protocolli sanitari da seguire. Prima bisogna accertare davvero chi siano queste persone e se sono portatori poi del virus. Quindi c'è tutto un protocollo da seguire. Io capisco l'ansia e la voglia di sapere e di conoscere, ma fidatevi delle istituzioni, perché ci sono dei protocolli che non sono stati messi là per rompere le scatole alle persone, sono messi là per salvaguardare a breve, a medio e lungo termine la nostra incolumità. Quindi tranquilli, non vi viene detto subito adesso, non c'è la voglia di nascondere o il medico incapace, perché... Io poi insomma ricevo centinaia di messaggi sui social, via WhatsApp, di tutti esperti, e improvvisamente tutti quanti esperti di virus e di dinamiche sanitarie. E poi ma ti cosa ha fatto? L'impiegato? Continua a fare l'impiegato, cosa ha fatto? L'avvocato? E fa l'avvocato? Ho saputo io dire ti come si deve gestire un ospedale? E te fai l'avvocato? Fa l'avvocato? Cioè, infatti, questo è un tema se anche, posso, no? Se sì, posso sì. Aggiungermi a Marcato, è un problema che è attuale anche per noi amministrazioni locali, no? Siamo sommersi da messaggi da parte dei cittadini quando dal mio punto di vista si dovrebbe canalizzare tutte le energie e lasciare diciamo anche il politico svolgere il proprio ruolo di politico. In questi momenti abbiamo tanti tavoli di confronto eccetera e recepire semplicemente le informazioni da quelli che sono i canali ufficiali. Se lei va a vedere sul comune di Pozzoleone, sul sito internet, siamo in costante aggiornamento. Dicevo mio amico medico, vengono i pazienti e dicono io ho questa malattia, lei mi ordini questo medicinale? No, con queste dosi. No, dice, no, che sto a fare io medico? Cioè, il paziente va lì e dice, sa già tutto, no? Sa che malattia ha, sa cosa deve prendere, eccetera. Ecco, torniamo alla serietà professionale. I latini dicevano, suturne ultra crepidam, calzolaio, non oltre la scarpa. Fa il tuo e dopo che ognuno fa il suo, fa scarpare, a seconda se siamo padovani o bellunesi. Abbiamo una telefonata? Pronto? Eccoci qua. Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno, Nadia. Buongiorno anche ai suoi ospiti. Niente, io volevo dire, stamattina mi sono recata in ospedale che avevo una visita da fare, programmata. Tranquillità, ci sono gli infermieri che hanno le mascherine, però i dottori sono tranquilli. Li ho visti senza mascherine e niente. Dopo volevo dire, allora controllano, chiudono chiese, chiudono... i casinò e tutto quello che ci va dietro, di discoteche. Non ho mai sentito parlare di quei centri dove fanno massaggi e sono tutte quelle donnine con gli occhi a mandorla. Di questo non ho sentito parlare. Allora signora, io ho letto... E anche quelle che sono per signora, strada. Io ho letto... Grazie, arrivederci. Grazie, io ho letto che sembra che siano decisamente in crisi anche queste attività, queste attività legate ai massaggi, tant'è che poi ho visto anche girare su Facebook, no, delle battute piuttosto scherzose su questo, e meno male sono battute scherzose, perché in qualche modo è un modo per esorcizzare, no, la tragedia. Però una cosa, Masin, ecco, non si fa troppo allarmismo, si poteva stare un po' più tranquilli, almeno... Cioè era proprio il caso di bloccare tutto così, da eccetera. Parte delle istituzioni, io credo che le istituzioni abbiano fatto è una cosa che tanti si chiedono, ecco. onde evitare una situazione che potesse peggiorare. Io sono d'accordo e credo che, come diceva l'assessore, ognuno debba fare il suo mestiere. Ci sono dei protocolli sanitari che vanno rispettati ed è compito del politico decidere di metterli in atto, ed è stato quello che è stato fatto, per cui giusto così. Quindi l'allarmismo che c'è, l'allarmismo è, ecco, sbagliato, anche perché no, panico ovviamente è sbagliato. Chiamare allarmismo
le precauzioni che le istituzioni regionali e statali e nazionali hanno preso è sbagliato dal mio punto di vista. Ma poi la signora ha dato, un esempio bellissimo. Signora, no. Io sono andata all'ospedale, l'ospedale stava tutti bene. Ho visto un'organizzazione normale. Normale. No, perché poi questo è. L'ospedale di Schiavonia è stata una cosa, ma gli ospedali in giro. La Nadia, che ci chiama spesso, dà questa testimonianza positiva. Ospedale Trigoria, non è un piccolo ospedale, è un ospedale grosso, regionale, certo, eccetera, dove tutto si usa tranquillamente. Ma perché sono professionisti, non si fanno prendere il panico. Professionismo. Noi cittadini ci facciamo prendere il panico perché è normale ed è emotività, ma il medico, il primario, l'infermiere è un professionista? Cioè che ne ha viste di cose drammatiche, purtroppo, ne ha viste tante e sono forse e anche più gravi, certo, affrontate come devono essere affrontate. È giusto. Ma tu l'hai detto da sindaco, così proprio da sindaco. Quando finirà sta storia, secondo lei? Ha un'idea, così si è fatto leggendo i giornali? Chiaro che lei non è né un virologo né uno scienziato, però è uno che in qualche maniera segue le cose con una certa, certo, attenzione da sindaco. Io spero finisca presto, semplicemente per tutti i problemi che sta generando, sia per le attività produttive, perché è comunque un problema c'è, sia per i servizi in genere. Secondo me comunque, il coronavirus in sé non finirà brevissimo. Prima parlavamo comunque anche dei virologhi e proprio stamattina dicevano magari con la bella stagione sicuramente può essere attenuato. Certo è, io confido nelle istituzioni e in quelle che possono essere tutte le precauzioni e tutto ciò che si sta attuando per limitarlo e quindi per avere un controllo di quella che altro non è, non sembra che una cosa influenzale, tutto sommato. Una sua impressione, Guglielmo Masini? Sui termini di questa cosa? Sì, ecco, sui tempi, sullo svolgimento, si è fatta un'idea, lei che bazzica anche Roma. Bazzica Roma. La politica romana, a te che tutte appartamenti di Enzo. No, appartamenti di Enzo. Parole di Enzo Roma, con Sarto. No, credo che ci dovremo attenere a quelle che saranno le direttive dei prossimi giorni, fare una previsione. Non sono in grado, non sono un medico, non sono un virologo. Mi atterrò come qualsiasi altro cittadino ai canali ufficiali che delle istituzioni. Pronti a un peggioramento delle sanzioni anche? Sia sotto controllo, sì, però la situazione. Pronti per sapere quanto durerà, bisogna intanto capire, chiaro, di cosa stiamo parlando esattamente. E poi si potranno fare delle previsioni. Comunque la regione è pronta per sì, assolutamente, e c'è un coordinamento interregionale e ministeriale con il governo, insomma, come deve essere. Quindi un segnale di speranza. Ecco, una cosa, mi permetta di dire, visto che comunque è anche servizio dobbiamo pubblico, sì, coordinatevi, lo dico anche ai sindaci, presidenti di province, coordiniamoci, non facciamo iniziative che siano legate al singolo comune, perché questo può ingenerare poi confusione. Grazie a quanti ci hanno seguito, grazie a chi ci ha telefonato e ci ha mandato messaggi, e grazie in particolare all'assessore Roberto Marcato, assessore dell'attività produttiva della Regione Veneto, a Guglielmo Masina della segreteria provinciale di Padova del Partito Democratico. Salve. Non di Esu sicuramente, di Arcassi, neanche da grande politica, e grazie in particolare ancora ad Edoardo Tomasetto, sindaco di Pozzoleone. Grazie. A tutti buon pomeriggio e a domani.